La partita è chiusa come un tonniscatola nei primi minuti, non succede veramente nulla. La prima chance ce l'ha però la formazione ospite con Varrenti che trova lo specchio della porta, ma c'è un salvataggio da parte di un giocatore di casa sulla linea di porta. Bianchini è molto bravo ad opporsi su Sebastianelli, successivamente Luca Alfonsi serve con questo assist invitante di Maula che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. C'era dunque la possibilità dell'1-0 da parte della formazione ospite che però poi ha rischiato ancora una volta con Sebastianelli, molto bravo con il suo sinistro, ha colpito però il legno della porta. Il gol annullato poi a Proietti dal direttore di gara per un fallo dello stesso su un giocatore di casa. Poi c'è Rocchi che conquista palla sulla sua metà campo e segue questo slalom fantastico fra birilli direi e poi conclude sul palo la sua corsa. C'è poi Luca Alfonsi, un peperino, numero 7 della formazione ospite, il migliore in campo, molto bravo il giocatore ospite ma anche vedremo molto sportivo in occasione di un importante episodio. Poi c'è il gol realizzato dalla squadra del Lazio Calcetto con Fioretti che è il classico genio della lampada che entra dalla panchina e soprattutto quando si tratta di battere i calci di punizione, in questo caso è stato molto bravo a bucare una disattenta retroguardia della formazione di casa che però poi ha la, diciamo, la fortuna e anche la destrezza di pareggiare immediatamente i conti con Rocchi, splendidamente servito da un tacco di De Vincenzo. Poi c'è questa nuova conclusione della squadra di casa con il portiere ospite che però è molto bravo a respingere e poi c'è questa incursione che viene concretizzata da il numero 9 Vincenzo De Vincenzo che da due passi realizza il gol del 2-1, azione corale ben congegnata che ha dunque fruttato il gol del vantaggio importantissimo per l'Artena calcio a 5. E c'è poi una reazione da parte della squadra ospite che comunque è calata di intensità soprattutto dopo il gol del vantaggio. C'è poi questa situazione dove la formazione del Lazio accetta questa possibilità importante, ma guardate quanto è sportivo, quanto è stato bravo davvero Luca Alfonsi che ha buttato la palla fuori perché ha visto un giocatore avversario a terra in difficoltà ed è dunque stato davvero molto intelligente a buttare la palla fuori dal terreno di gioco per consentire i soccorsi al giocatore infortunato. C'è stato poi il gol del 3-1 messo a segno da De Vincenzo perché la squadra ospite ha dovuto gioco forza schierare il portiere in movimento per pareggiare i conti. Finisce dunque 3-1, vittoria importante da parte dell'Artena calcio a 5 che rimane in scia alla Futsal Isola.